Benvenuti alla cantina Indrizzi a San Michele all'Adige in Trentino, nella Piana Rotaliana. Io sono Aurora Indrizzi, mi occupo della comunicazione di questa azienda che è condotta oggi dalla quarta generazione degli Indrizzi, Paolo e Cristine. La cantina è una delle cantine più antiche del territorio trentino, una delle poche che è condotta dalla stessa famiglia, appunto da generazioni, e venne fondata in un periodo in cui il vino del Trentino versava verso il Mitteleuropa, verso l'impero asburgico, e da lì nacque proprio anche la tendenza della famiglia Indrizzi di andare a misurarsi con mercati che la portarono ad avere anche delle cantine in città come Vienna come Belgrado. Indrizzi è il nome dialettale che attualmente ancora viene utilizzato per storpiare il cognome di famiglia che in realtà è Indrizzi. Angelo e Francesco Indrizzi scesero appunto alla fine del 1800 dalla vicina Valle di Non cercando di aprire questo mercato che all'epoca era ancora decisamente inesplorato per questa parte di Trentino e fondarono questa azienda in un territorio decisamente dotato e vocato per l'allevamento della vite. Oggi la Piana Rotaliana è la culla di un teroldego autoctono di cui i trentini sono molto orgogliosi, il teroldego rotaliano, e che Indrizzi ha veramente fatto proprio declinandolo in alcune versioni di teroldego che culminano col teroldego grammasetto e che sono proprio una delle produzioni nel cuore dell'azienda di San Michele. Indrizzi si trova a San Michele all'Adige in una località dal nome antico Masetto, che in trentino vuole dire piccola tenuta, piccolo maso, e il Masetto si trova proprio al centro di una sorta di imbuto che ha portato con le glaciazioni nei secoli a una erosione di rocce di varia natura, dalle Dolomie alla Breccia ai Porfidi, e hanno creato proprio la ricchezza strutturale di questo vigneto che in Indrizzi conta attorno ai 40 ettari, dove molti dei vitigni tipici della provincia di Trento possono essere al meglio poi valorizzati. Ecco che dunque nella tenuta il Masetto e nei vigneti limitrofi, in particolar modo al Biancastello e al Kinderleit, si trovano praticamente tutti i vitigni autoctoni della Piana Rotaliana. L'attenzione per l'ambiente, per la salubrità proprio del vigneto che circonda la casa del Masetto è una sorta di modus vivendi nell'azienda. Paolo e Cristina Indrizzi già quasi 20 anni fa introdussero, come pionieri poi nel settore, una tecnica di gestione ecosostenibile, ecocompatibile al vigneto, utilizzando quella che oggi viene chiamata la lotta integrata, ovvero già appunto 20 anni fa nidi d'uccello vennero sistemati negli ettari dei vigneti attorno alla tenuta del Masetto, proprio per combattere in una maniera naturale gli insetti nocivi alla vite, evitando completamente, grazie all'utilizzo di questi uccelli predatori che ormai hanno fatto casa in questi nidi, l'utilizzo di prodotti chimici, di diserbanti, erbicidi. I prodotti Indrizzi non solo vogliono essere dei vini che organoletticamente e gustativamente corrispondono a quelle che sono le tipologie che vengono prodotte e poi vinificate sul territorio, quindi anche molto buoni e sempre migliori nel corso degli anni dal punto di vista della vinificazione, ma vogliono essere dei vini sani che non hanno assolutamente dei residui chimici. Anche la lavorazione stessa delle uve che entrano in cantina così pulite all'atto della vendemmia poi vengono trasformate in bottiglie che hanno dei bassissimi quantitativi di solfiti nel vino appunto finale, anche all'utilizzo dell'azoto in tutte le fasi della lavorazione del vino in cantina. Quindi un'attenzione massiccia proprio all'ecosostenibilità che fa parte proprio del sistema di vita e di concepire il rispetto anche ambientale del vino trentino e del vigneto trentino che circonda il Masetto. La
La città di Trento nel 2013 a luglio ha visto un momento importantissimo per la cultura del territorio, l'apertura del MUSE, il Museo di Scienze Naturali, che ha sposato un'idea di Endrizzi nella valorizzazione di quello che è un concetto molto noto agli addetti ai lavori, che è il concetto del terroir. Endrizzi, proprio grazie a questa ricchezza geologica che la caratterizza, ha la fortuna di poter avere in pochi chilometri di fatto di vigneto una ricchezza incredibile di matrici di roccia. Endrizzi ha proposto al Muse un'installazione permanente, facendo scavare da un bravissimo geologo, Gianni Piffer, nel vigneto, andando a cercare le rocce che originano poi quello che viene chiamato il terroir di questa piana rotaliana, specificatamente del Masetto Endrizzi, portando queste pietre nel museo e facendo comprendere a tutti i visitatori che visiteranno da luglio in poi questa bellissima struttura di Trento che cosa vuol dire il gusto di un vino nato dal suo suolo, dal suo terroir, dal suo terreno. I vini che sono stati poi prodotti e destinati all'installazione del Muse sono quattro vitigni autoctoni che nascono su quattro rocce differenti, due bianchi, il Müller Thurgau e il Traminer aromatico, e due rossi, proprio due autoctoni importantissimi per questo territorio, appunto il Teroldego Rotagliano e il Lagrange. Proprio grazie a questa ricchezza geologica che rappresenta un po' le vene del vigneto del Masetto, si è sviluppata negli anni una gamma di prodotti molto dettagliata, molto ricca. Nella linea tradizione possiamo trovare i vini monovarietali. La linea che Endrizzi ha denominato Masetto, prendendolo appunto dal toponimo del luogo, è una linea che rappresenta invece la fantasia enologica di questa cantina, che ha molti anni alle sue spalle. Accanto al Masetto Bianco e al Masetto Nero, al vertice, diciamo, di questa linea, che poi è oggi anche un po' il vino che raccoglie le maggiori anche attestazioni di apprezzamento da parte della stampa, ma proprio anche dei consumatori e dei ristoratori che lo richiedono con grande attenzione proprio, è il Teroldego Gran Masetto. Completa la gamma di vini Endrizzi una gamma di vini che non sono vini prettamente, ma si tratta del Trento DOC, quindi di spumanti, metodo classico, che nacque in azienda Endrizzi già molti anni or sono. Paolo Endrizzi fu tra i fondatori dell'istituto metodo classico, Trento DOC oggi, e già all'epoca piantò un vigneto nella parte alta vicino al Castello Monreale chiamato Pian Castello, oggi una perla per Endrizzi. In questo vigneto piantò una serie di cloni di Chardonnay e di Pinot Nero di origine francese, li piantò a Guyot quando ancora sulla base spumante non si applicava l'utilizzo del sistema a spalliera, ma veniva più che altro utilizzato il sistema a pergola, li piantò con l'obiettivo di aspettare di preparare un grande Trento DOC. Da Endrizzi, dalla famiglia Endrizzi, un invito a venire al Masetto.